La giornata che passa alla storia non può che essere una giornata lunghissima. Al gesto memorabile che segna l'inizio del giubileo è seguito qualche ora dopo quello più intimo del pastore universale calatosi nei panni del figlio in visita a sua madre. Mancavano pochi minuti alle 16 dell'8 dicembre quando l'auto blu del Papa è giunta in Piazza di Spagna. L'omaggio di Francesco alla statua dell'Immacolata è tradizione antica, ma c'è stato tanto di nuovo e speciale nel giorno in cui, lungo la strada dell'Anno Santo, la Chiesa ha mosso il primo passo del pellegrinaggio di misericordia. Lo percepiva la gente, i piccoli e i grandi che circondavano il Papa, le autorità della capitale, il cuore di Francesco che ha detto alla Vergine: «Sotto il tuo manto c'è posto per tutti perché tu sei la madre della misericordia». Vengo a nome delle famiglie, con le loro gioie e fatiche, dei bambini e dei giovani aperti alla vita, degli anziani carichi di anni e di esperienza. In modo particolare vengo a te da parte degli ammalati, dei carcerati, di chi sente più duro il cammino. Come pastore vengo anche a nome di quanti sono arrivati da terre lontane in cerca di pace e di lavoro. Nel centro di Roma il Papa non ha dimenticato le periferie e il popolo che le abita. La sua preghiera alla Madonna si è intonata all'evento giubilare, amplificando l'invito che la Vergine ha rivolto a tutti attraverso le parole di Francesco. Tu dici a tutti: venite, avvicinatevi fiduciosi. Entrate e ricevete il dono della misericordia. Non abbiate paura, non abbiate vergogna. Il Padre vi aspetta a braccia aperte per darvi il suo perdono e accogliervi nella sua casa. Un'ora dopo, e da più di un'ora lo attendevano, un secondo bagno di folla, di applausi e aste protese nel tentativo di catturare l'agognato selfie ha avvolto il Papa nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Per la 29ª volta dall'inizio del pontificato, Francesco si è fermato in preghiera all'altare della cappella che ospita l'icona della Salus Populi Romani, nel Tempio Mariano in cui il Papa nel pomeriggio del 1 gennaio 2016 aprirà la Porta Santa. A sera il fulcro dell'attenzione si è spostato di nuovo nella blindatissima Piazza San Pietro. Qui i temi dell'enciclica Laudato Si, la bellezza del creato e la dignità umana, la natura che chiede tutele e i cambiamenti climatici che spesso presentano drammaticamente il conto delle negligenze umane, sono diventati concetti visivi, uno spettacolo artistico di immagini e suoni, con l'architettura cinquecentesca della Basilica Vaticana trasformata per qualche ora in un foglio di marmo, sul quale gli autori della proiezione Fiat Lux hanno raccontato quanto di bello Dio ha affidato all'uomo e quanta responsabilità comporti questo dono.